Ma è arrivato tutto, mi ha parlato un bello 46.
Cena, lei mi parla di accomodarmi sulla mia poltrona preferita, mi fa tante coccole e mi porta il mio amaro preferito. Ho fornetto mancia. Vai dentro, vai! Vai da dormire lì, prendi le sfogliatelle, vai, vai, veloce! Sono Jessica!
e se non ci riesci non la chiamare proprio. Ma lasciala stare tua mamma, io lo so che lei non lo fa apposta, è vero? È vero. Però Giacomino, pure tu è bello di mamma, e cambiala la camicia, vai. Vai in camera di tuo padre, nell'armadio sicuro trovi una camicia pulita. Grazie, mammina, ti offendi, cara? No, vai, caro, fai pure. Che educazione! Che bravogliosa! Che buonasera! Il posto di vostri sogni con l'asso di quel da loro ho portato la torta. Con salire la più facile scegliere. Però vado a chiamare subito. Cessica, che ho ricominciato. Però non stai cantando, no, mi ha fatto tranquillo. Prego, andate, andate pure. Salva, la mia disciplina di suo un buono e è chiusa, e tu vai giù. E la prete lo spogliate la Vincenzi, mi volevi? Ti volevo dire che tra poco scendo, ma si segue la stazione, e poi vengo. E mi raccomando, non ti scurte il mentito. Dopo passate a baccare, mi ha fatto una pizza. Ah, ho visto che vado a baccare. Allora, ho saccato una pacchetta di sigarette. Due accetti, 45 grammi di caramella a quell'asso a tutti. Ah, ha fatto la lista della spina. Quindi ho fatto una patata di angelo. No, ma non la detta, non è cosa. Ma va, correndo. Accorrendi che cosa? Quasi ordisce, mi si tiene allo scuro. Ricordatevi che non ho fatto la guerra, ma sono stato caporale. Poi, ci dà così sicurezza. Non ci sta nessun fatto da sapere. Poi, ci sono cose molto più importanti. Per esempio? È tipo la pace del mondo. Già, la pace del mondo. Aspetta, la conquista dei diritti civili. Ecco la conquista. La lotta al razzismo. E il ruolo della nocciola sfuso nell'economia mondiale, in particolare in quella italiana. Un ruolo da nocciola sfuso. Una nocciola sfuso, papà, un spasso. E lo sa, c'è una nocciola. Ma non ho capito. Non sapevo già che sei ottuso. Allora, sulle vostre tavole, la domenica, è presente o non è presente la nocciola sfuso e tutti i resti dello spasso? Sì, ma questo che c'entra? C'entra. Se le mancano le nocciole, cosa succede? Ah, c'è il suo padre con mamma che lo so che mi ha scassato. Ecco il primo beneficio. La nocciola fa stare la in armonia, non fa succedere le disturbate e soprattutto viva la domenica. E voi lo sapete se non mangiate la nocciola cosa succede? Cosa accadrebbe? Io lo so, però io ho paura. Cosa accadrebbe? I produttori di nocciole non le potrebbero mettere più in produzione. La gente rimarrebbe senza stipendio. È una tragedia. E la colpa lo sapete chi sarebbe? No. La vostra! Non comprando la nocciola sfusa, avreste affamato il paese! Madri e padri ridotti alle emozioni, bambini senza latte, e poi la guerra per un tozzo di pane. Mamma mia, che avevo combinato! Perdonami, figlio mio, hai un padre del generale! No, a Nucella sfuse non ha da morire. Vincenzi! Vincenzi! Ditemi! Tu non lo sa? Dice sì, guarda cosa, affianca tutto quella roba che canta, ho tutto, io vado a fare una barriccia, canta pure in su chi, e non c'ho le scuse, sarà fatto, e lo compro pure per lì. Ho bisogno, ma chi si fa, ma come devo dire, cioè, quando prendi il scudo, allora viene e facci in culo, ma come, a tanto dici tu, e lo spazio dici tu, ma mica la devo salvare io, l'economia del mondo. Vai, che tu discuta l'estrazione stasera. E tu discuteva con mamma. E cosa devi dire a mamma?
cosa devi dire a mammina tu? Niente, non c'è niente da dire. Ma tu lo sai che puoi parlare, mammina tua ti vuole bene. Tutto di chi vuole, non c'è niente da dire. Qualcosa ci sarà pure, parla, ma stai facendo venire l'ansia, qua. Ma ti fai i fatti tu! Non lo vedi che stai in difficoltà? Che non voglio né finire l'ansia, ma stai facendo venire a me! Senti, oh. E vuoi un bicchiere d'acqua? E mi sono sentito il caffè? Un po' compensato, ma che devo compensare se non ho fatto niente? È solamente che Angela. Angela? È una brava guagliona? No, quella è bravissima! No! Mio papà è che ti vuole bene, bella bella! L'importante sì, che ti vuole bene, che è brutto! Ma non fa niente, l'importante è che lo vuole bene e che nel complesso è una brava ragazza, che lo rispetta, è vero, Salvatore! Certo, certo, neanche! Lasci capire, va bene! Mi piace! Madonna! Azza! È bello, eh! Ah. Guardate gli occhi, guardate che occhi, guardate che occhi, posso muovere che ti dava, sono già, sono bello, sono particolare, è blu mare intenso, guarda là, ma che cosa intenso, che cosa suo, caso suo già usci bene, particolare, il sveglio con... e la gamba sinistra 3 centimetri più lunga della gamba destra.
camminata sana, e la fa la sua sinistra, la butta in mano, poi prende la coscia e poi voi ci pensate, se mi scappa un sacco dalle spalle, che cosa mi può succedere? Che cosa può succedere? La tragedia! La tragedia! Carabinieri, polizia, guardie di finanza! Neanche avesse ucciso un cristiano! Bravissimo! Questo giovane ci vuole così tanto bene, nonostante i nostri piccoli difetti, perché ve ne siete accorti, no? Che non siamo perfetti! No! No! Io per il troppo lavoro ho una mappazza qui dietro, volete vedere? No! Volete vedere? No! Quando va?
caffè del re. Adesso basta. Ma voi camminate come vostra figlia. Ve ne siete ancora? Ma noi ci siamo abituati. E quando siamo insieme, un animo dice meglio. Una scogliata, un anello. Non ti maghiamo, Pasqualino, vieni qua. Ma tu prima ti hai detto di Gianella, ma in che senso? E nel senso che ti assomiglia da sangue. No, perché tuo papà è assai più bella. Tuo papà non ha Pasqua. Tuo papà, ricordate, con quale eleganza, la raffinatezza, si muoce, il papà, Gigi, è questa la cena, ci va, come tu, a differenza del vostro mangiamo, poi ci sono pochi dei pezzi, vado con poco là, basta. Avete veramente ragione, scusate, ma comunque stavamo parlando della ragazza pure prima, no? Guardate quanto è bello, capelli lunghi, naso regale, mette i palumi, accendi a papà, accendi petto, fa pure. No, per mangiare tutta questa abbondanza, ne abbiamo appena mangiato e poi ciao. Ciao ragazzi, abbiate bontà, scusatela. Sentite, vostra moglie sta per arrivare, noi ci siamo avviati. Ma che impegnata. Mezza roba, è rimasta un semaforo, con serata dei suoi abitudini. Lasci dormire, ti capi un po'? Semafori di una volta, prima si guadagnava bene, ma mo con la crisi le macchine sono diminuite. Però sembra meglio fare professionista, io l'ho detto ad Angelo. Vieni con papà, c'è un'attività ben avviata, invece no, segui le orme materne, invece no. Hai detto che può studiare, una capa aperta. La mamma di Angelo, c'è sti prima
prima semaforo di Napoli, la Renza Costruzione. Da poco ha anche avviato un'attività collaterale. E di che si occupa la nostra imprenditrice? Si occupa della vendita di prodotti per l'igiene. E ne fa tutti in casa. Che peccato, di quel mo si ritira e chissà chi va a questo ben tiglio di quasi quasi. Quasi quasi che? Non ti fanno nessuna idea, vedi che la mazza spaccala che ti faccio scivolo, che fanno la tutti. Cara consuocera, ma avete visto che... Che bella... Amica! E che facciamo qui? Signore, avete bisogno di... Voglio una cena d'acqua! Sta osservando quei vasi, ma sono di porcellana di Capodimonte. Sono finiti quasi quasi di punto. Ah, se li buttate me li prendo io. No, se ne stanno lì lì. E lo so, ho dimenticato che l'avevi promesso sono i suoi. Vabbè, se ne vanno allora non me li prendo più. Vabbè, ma parliamo dei ragazzi. L'avete visto che bella coppia? Sì, che bella coppia. E già avete pensato al matrimonio? Sì, tanto, ma i vostri sono fidanzati con le matrimonie. Mia figlia è giovane, ma io alla cerimonia ci tengo. Si sposano in chiesa? Si capisce. Vostro figlio si prende ad Angelo con l'abito bianco. Bianco di nome e di fatto. Vostro figlio si sposa ad Angelo come mamma l'ha fatto. E se non mi chiami più, te ne ho scuraggio. Che senso? Senza che un uomo focoso come me ha difficoltà a resistere a tanta bellezza. E lei non può ciò, l'anima del bello. Comunque mia figlia si deve sposare e io alla cerimonia ci tengo. Ma abbiamo capito una bella cerimonia in chiesa con il coro dell'Ave Maria. Questa chiesa ce l'ha il coro dell'Ave Maria. E la chiesa non ci sono problemi. A noi piacerebbe che si sposassero come abbiamo fatto io e mia moglie. E come avete fatto con la vostra moglie? No. Dovete sapere che quando ci siamo sposati abbiamo celebrato il matrimonio. Ma basta! Si è diventato proprio prepotente! Giustamente fa con te! Basta, è finita! Lasciatela parlare! Poi pure mia mamma fa sempre così con papà. Lo porta sempre una mezza mattina. Oh, da quel lavoro! No, da mattina, papà, mezza mattina! No, papà, non ci capite più! E lasciatela parlare, va là! Allora noi abbiamo una mezza cappella, mezza consacrata, perché l'altra mezza sarà in cantetto durante la cerimonia di consacrazione. E ogni tanto viene anche un mezzo prete, arriva una mezza messa. Scusate, che è tutta metà, ma uno matrimonio faceva metà! No, la mezza cappella sta nel mezzo viale, mezza piena di alberi, lunghi mezzo perimetro. Mezzi alberi! No, alberi interi. No, e non mi trovo. Mezza cappella, mezza consacrata, mezzo piano. E pure mezzi alberi. È la regola del mezzo. No, quella è l'eccezione che conferma la regola. Perché durante il mezzo viale ci sta un viale di 100 metri dove ci sarà la processione, gli sposi davanti e tutti gli invitati indietro 100 metri tutti inginocchiati. La capi? Ma roppo! Beh, la mezza ambulanza, ci vedi mezzo, non va a vedere ci vuole da mezzo spinale. Alla nostra processione non è mai morto nessuno. E poi se non avete voglia di fare sacrifici, questo matrimonio non sa da fare. Noi non abbiamo intenzione di far sposare una persona che non si vuole imparentare con il nostro mentoranico. Mentoranguacchi! Io faccio strasci! Voglio lo scalpo! E non mi posso fare! E non mi posso fare! Perché? La vedi che ci offendo? La vedi che ci offendo? Ma bella mezza roma, la mamma è aggiunta. Ehi, mezza roma chi? Ma voleva dire, Don Salvatore! Voleva dire quello che ha detto! Ci voleva offendere, la verità! Ci vuole proprio un matrimonio che si fa! Oh! Ecco tutte le... Mamma,
Basta! È uno scherzo! Non esiste la mezza rom, non esiste la coppa. Questi sono due amici miei attori, che si sono prestati per fare... E soprattutto, Angela, vieni qui. Vai a vedere quando sei bella. Mamma, vedi, in amore non esistono regole e i matrimoni combinati non hanno mai funzionato. Lo so, ma io l'ho fatto per amore. Scusa. Pasqualino! Pasqualino, abbiamo vinto! Allora, vi è piaciuto lo spettacolo? È stata una serata piacevole? Grazie a tutti. Allora, io voglio chiamare sul palco anche la presentatrice, se permettete, la mia Ludovica, che sta crescendo. Allora, che si voglio scordare qualcuno. Vabbè, i ringraziamenti li ha fatti lei, io voglio solo terminare. Voglio ricordare che avete avuto dei volantini sulle sedi che riguardano le iniziative, potete leggerlo anche il volantino dei nostri truccatori che ci conciano in tutti i modi e lei sa molto adesso, tu sai, truccatori Neymar e Brandrei che voglio invitarli tutti quanti sul palco, no un sì e nato no, tutti quanti, forza! Venite, venite! No, ci stanno. Poi voglio chiamare l'autore perché questa commedia
siete abituati a vedere commedie di autore defunto, non ci sta nessuno, no, questo ci sta, e vive Vegeto, sta qua Pasquale Forni. Vieni Pasquale, vieni. È capitato questa volta, non capiterà più. Allora, io voglio presentare, prima di dare il microfono a Pasquale per un saluto e a Ilaria, voglio presentare e ringraziare Dora alla biglietteria, Pasquale che ci ha dato una mano, mia moglie come supporto. No, perché dovete sapere che quando ci siamo sposati, io facevo teatro da prima, quando ci siamo sposati ho detto guarda io continuo a fare teatro, non è che abbigli bella e buona sera, fai come chiesta, adesso come chiesta la malata, cosa? Fa che lo fa peggio, però mettiamoci tre contratti, sai, mettiamoci tre contratti che tu mi devi ringraziare ogni volta perché mi sopporto io, perciò lo faccio, guarda, non scrivo anche più che ancora perché mi ha imparato a me non. Quindi Francesco Laiz il fotografo, e io che sono gli attori, eccoli gli attori. Fabrizio Feola, Umberto Migliozzi, Anna Centanno, il nostro Gaetano De Vico, un applauso. Angela Credentino, la nostra cameriera. Emanuela Locca. Questa è stata la sua prima volta. Giuseppe D'Alise. Paola De Virgilio, la capella. Alessandro Forino il bambolotto. E beh, ah però, te l'hai scelto tu. Chiara Napolitano. Che coraggio, vai la scala lo sto, che coraggio che ha mantenuto. Mio figlio, Francesco Barretta. Mio padre, Roberto Daniello. Allora, un saluto da Pasquale che è l'autore di questa commedia. Noi e Pasquale ci abbiamo messo tutto quello che potevamo metterci. Beh, questa commedia è nata nel 2014 a casa di un mio amico e quella sera abbiamo fatto tutto il primo atto. Per la prima volta l'ha portato in scena Ottavio Bonomo che è qua in teatro con noi. E allora è stata una grande emozione, poi l'abbiamo riportata in scena 3 anni fa, poi l'inverno scorso lui mi chiese possiamo portare in scena questa commedia, io dissi di sì. Poi domenica domenica scorsa mi disse vieni, facciamo, proviamo. Siamo venuti qua, è stata una prova un poco così. E quando ce ne siamo andati insomma c'era un poco di preoccupazione, però stasera quando sono venuto ho detto vabbè, sono sicuro che farete bene, ce la farete. E durante questa settimana ci siamo sentiti con Roberto per sapere come andavano le prove, stasera mi sono molto divertito e grazie a tutti per l'ottima interpretazione, perché pure Fabrizio, da domenica scorsa ad oggi hanno mostrato un miglioramento eccezionale, quindi vi ringrazio per aver esaltato questa commedia, perché le commedie vengono esaltate dagli attori, gli autori ci mettono un poco diciamo la minestra, ma il sale che dà il sapore a tutte le cose ce lo mettono gli attori, quindi grazie a tutti e grazie a voi per esserci divertiti. Io stasera voglio fare un saluto anche a Deimar, perché quanti anni sono? 10, più di 10, 12, ma si sta ricordando tutto questo, ma forza banana, niente. Sono 12 anni che sopportiamo, tra virgolette, ma è sempre un piacere collaborare con loro, perché ci fanno divertire prima a noi dietro alle quinte, quindi grazie, grazie veramente. Siamo più bravi dietro alle quinte, la verità, siamo spontanei. Allora, che dire, spero che non ho dimenticato nessuno, lui fa parte della Deimar,
E lei, scusami, lui cane, saluto cane, maschio, cane. Fabrizio, scendi. Mi fa piacere che state ancora seduti, significa che siete rimasti contenti. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla, quando sarà la prossima. Spero che non ho dimenticato di salutare nessuno. Ringraziamento a Francesco David, Don Giacomo, l'abbiamo ringraziato per la disponibilità che mette. E niente, buonasera a tutti. Se volete gli autografi, fotografie, eccetera, eccetera, non si paga niente, quelli non scendono.